Come sempre è un onore e un dovere essere qua e l'onore di essere ambasciatore dell'AIRC da qualche anno, praticamente da sempre, perché ero già qui in Rai quando Pippo inventò questa cosa. Con Antonella Clerici abbiamo preso in qualche modo il testimone da un'altra coppia storica, veramente storica dello spettacolo, come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, e noi non diremo mai che barba, che noia, che noia, che barba, per stare al fianco dell'AIRC. Dicevo che è un dovere per me, perché ve l'ho raccontato tutte le volte, però secondo me è importantissimo perché fa capire quanto la speranza di sconfiggere questo male è sempre più una realtà, è sempre una cosa che si avvicina. Quando ero piccolo, mio babbo è morto a 18 mesi proprio per un tumore ai polmoni, e quindi io sono cresciuto con la mamma che diceva che sentivo sempre questa cosa, c'era quasi il pudore di raccontare del tumore. Si diceva un male brutto, un male incurabile, si diceva un male brutto, ma c'era quasi il pudore di dire la parola tumore, dire la parola cancro. Adesso lo diciamo, non abbiamo più paura, perché sappiamo che questa è una malattia sempre più curabile, e questo grazie alla ricerca. E credo che in questo periodo storico questo Covid ci abbia fatto capire una parola importantissima, che è quella della speranza. Tutti noi abbiamo sperato che arrivasse il vaccino, tutti noi abbiamo sperato che questa pandemia finisse, e tutti noi abbiamo capito quanto la ricerca è importante. Quindi la speranza è tutta affidata alla ricerca. Ecco perché con orgoglio sono a fianco di AIRC e mi sento un ambasciatore in questi giorni ancora più importante, proprio perché grazie anche alle mie trasmissioni sarò al fianco dell'AIRC, lo farò con tale quale. Come sempre i protagonisti diranno la loro, anche loro faranno il loro appello, Loretta Goggi, la giuria, poi avrò modo di ospitare, spero come sempre, ricercatori, volontari, che sono un altro aspetto fondamentale che non finirò mai io e tutti noi di ringraziare per quello che fanno all'interno di AIRC, e magari anche una testimonianza viva, come abbiamo sempre fatto. Andrò anche a una puntata dei Soliti Ignoti. Non sarò io il solito ignoto, ma sarò il concorrente, e cercherò di capire, magari con l'aiuto di Amadeus, di capire le identità. Ecco, insomma, ancora una volta cercherò di dare il mio piccolo contributo. Lo scorso anno è stato un anno particolare, perché proprio in quella settimana ero in ospedale con il Covid, e comunque ho cercato di far sentire la mia voce al limite con una telefonata all'interno di tale e quale, ma Giorgio e Loretta hanno portato avanti fantasticamente la raccolta, credo anche lo scorso anno con un bel risultato. Nadia mi supporta sempre e mi dice sempre che grazie ad AIRC ho imparato anche una parola nuova, che è fundraiser, senti come l'ho detto bene, che sono bravo a raccogliere fondi. Ecco, io non credo di essere particolarmente bravo. Evidentemente il pubblico capisce la verità quando chiedo di fare questo 45521, che è il numero fondamentale per questa settimana. Grazie ad AIRC, grazie per quello che fanno i ricercatori quotidianamente e i volontari quotidianamente. Grazie. Molti anni ho preso l'impegno di sostenere la Fondazione AIRC, come sapete, lo devo a colleghi, a familiari, ad amici che, come dire, ho incontrato in questa lunga strada, e spesso sono stata a fianco a loro nella battaglia e nella lotta contro il cancro. Questi 2 anni di pandemia ci hanno insegnato che la ricerca è importantissima e che deve essere come dire, il nostro punto di riferimento per fare un grande gioco di squadra. Proprio come farà la RAI il gioco di squadra questa settimana con tutti i nostri colleghi della TV, della radio, che cercheranno appunto di stare vicino ad AIRC, di raccogliere il più possibile per la ricerca contro il cancro, e come faremo ancora una volta io e il mio fraterno amico Carlo Conti, che siamo proprio da molti anni ambasciatori dell'AIRC. E questo è il momento di fare squadra, come vi dicevo, per sostenere il lavoro di più di 5.000 ricercatori AIRC, che non possono più permettersi battute di arresto. Buon lavoro a tutti e buoni giorni alla ricerca. Un abbraccio. Mi piace ricordare
il lavoro infaticabile dei ricercatori, dei medici, degli studenti, dei giovani che alla ricerca si dedicano e a cui va il pensiero solidale di tutti gli italiani e quindi anche la loro solidarietà in chiave di economia, di finanza. Bene, diciamo che noi non siamo ubiqui ma ci facciamo in cinque, perché la prossima settimana di Elisir sarà tutta dedicata agli esami, ai controlli per la prevenzione, all'importanza dell'alimentazione con la dieta mediterranea. Avremo dei professori che parleranno proprio delle novità sia diagnostiche che terapeutiche e soprattutto avremo le storie di chi ce l'ha fatta, di chi ha sconfitto il cancro grazie ai ricercatori di AIR. Che poi venerdì 5, grande puntata di Elisir, esatto, proprio tutta dedicata a voi. Con entusiasmo, perché cercheremo di valorizzare anche, cercheremo di mettere l'occhio sui progressi scientifici che da 25 anni abbiamo ottenuto grazie all'AIRC. Grazie mille, ciao.